Avevo mai pensato di cercare una chitarra MIDI prima di imbattermi in questa? Decisamente no. Ha fatto la differenza al prezzo assolutamente da discarica, 40 euro, a causa del modulo MIDI guasto? Decisamente sì. E poi, in questa bizzarra storia, è avvenuto anche il miracolo. Ora funziona. E dove poteva capitare un prezzo così matto se non sull'ormai noto gruppo di scarica strumenti musicali su Facebook? Ha superato i 30.000 iscritti. E mi sa che questa è l'ultima occasione proveniente da lì, tutte le altre ve le ho fatte vedere. Tutto risalente a ormai un anno e mezzo fa, quando in un pomeriggio qualsiasi, mentre ero a lavoro, inizia a squillarmi il telefono di notifiche. Ciao a tutti, vendo chitarra della Casio con MIDI non funzionante a prezzo da discarica. La chitarra è ferma da un bel po' e necessiterebbe di un setup, ritiro a mano in provincia di Torino. Ehi, ciao, ti ho scritto in privato. Ciao, anch'io ti ho scritto, spedisci. O Mandy è di Torino, mo glielo dico, la voglio sul canale. O Andy, butta un occhio a questa Casio che hanno pubblicato su discarica strumenti musicali. Secondo me viene fuori una figata. Grazie nonno Harold, con grande tempismo e complice la compatibilità geografica me la accaparro. The next day. Gita serale a Volpiano, così, un po' a caso. Non capitava da un po' che dovevo prendere la macchina, forse dai tempi di Bibiana dell'amplificatorino della Corland. Avevo detto che fine aveva fatto. È stato rubato un anno fa circa. Ce l'avevo su in montagna, sono venuti i ladri e se lo sono inculati assieme a una motosega e qualche attrezzo da giardinaggio. Figli della merda. Buonanotte, rumoroso principe. Toh, ciapa, eccola qua, direttamente dagli anni Ottanta. Questa è una vera reliquia. Immagino si vedrà poco perché sono pur sempre le 10:30 di sera. Centro storico onesto, forse un po' pieno di tamarri, questo sì. Poi c'hanno una chiesetta, che ci ho messo un po' a capire dove era l'ingresso, dove era la facciata principale. Good guy, Volpiano, terra d'affari. Bel gelato ce l'hanno, torta di mele e Kinder Bueno. Madonna, il torta di mele, quanto cazzo è buono, orgasmante! The next day. Piuttosto lercia, ossidata in vari punti, ma affascinante. Guarda qua che schifo nella paletta, saranno almeno 10 anni di polvere. Ma questa forma intrigante mi ricorda i ninja. Magari era un'arma sbloccabile in Tenchu, senza manco saperlo. Al momento da sbloccare c'è soltanto tutta questa circuitazione devastata dalla ruggine. E a quel prezzo valeva la pena prenderla a prescindere, senza farsi domande. Qualsiasi fossero le condizioni, ma Galeotto è stato anche il mio storico amore per gli orologi digitali della Casio, che mi accompagnano da una vita. Questo umilissimo F91W mi accompagna da una manciata di anni ormai e conto di tenerlo per altrettanti. Ora, i più sanno che la Casio è nota, oltre che per gli orologi, per le tastiere, per i sintetizzatori, gli arranger. Negli esordi di questo canale vi portai due curiosità, penso ormai 5-6 anni fa, ma molto meno nota è l'epopea chitarristica di Casio degli anni 80, in cui vari furono i tentativi di rendere intercomunicanti il mondo delle tastiere con quello delle chitarre. La Casio DG1, il primo esperimento di Casio di chitarra MIDI con una drum machine integrata e un piccolo assortimento di suoni sintetizzati. Seguirà anni dopo la DG20, ancora oggi la più famosa, si fa per dire, nell'epopea di chitarre Casio. Con 20 suoni e 12 drum machine diverse si poteva trasporre di tonalità. Era possibile aggiungere sustain, riverbero, esisteva una versione più economica, esteticamente identica alla DG10. E poi arrivano le ibride, la PG380 dell'88, suonabile anche come chitarra tradizionale, due circuiti analogico e sintetizzato, anche questa con dei suoni integrati sul pannello in fondo e una più accomodante estetica da super strat, per venire più incontro ai chitarristi. E poi arriviamo alla serie MG, quella mia. Questa era una variante sempre con estetica super strat più convenzionale. Qui spariscono i suoni
suoni integrati, MIDI e analogica. La fai passare per un banco suoni MIDI esterno, come farò io. Ma vince lei la matta dalle gare Casio EG5, una chitarra analogica col mangiacassette e speaker integrato, quando gli scienziati della Casio hanno utilizzato il 100% del loro quoziente intellettivo. Quelle che avete visto dovrebbero essere tutte le chitarre Casio, ma non sono tante le informazioni a riguardo. Un progetto che venne abbandonato per sempre a inizio anni 90, immagino per le scarse vendite, pertanto se qualcuno ha informazioni aggiuntive o aneddotistica, li leggerò con gran piacere sotto nei commenti. Una settimana dopo mi feci forza, iniziando anzitutto a pulirla e buttando un occhio alla circuitazione analogica. Temo fosse inattiva da almeno una decina di anni, a giudicare dalle corde che sono in uno stato di putrescenza totale. Deve essere stata in un posto con tanta umidità, non so, una qualche cantina, anche i potenziometri qui sono veramente devastati. Eppure suona, l'ho collegata all'ampli, sì, lo switch a tre vie è piuttosto malandato, ma per il resto esce fuori e anche un suono molto interessante da analogica. Insomma, primo step è chiederà un po', puliamola bene. In modo da non prendere il tetano. Abbiamo visto, le condizioni sono quelle che sono, però vi devo dire, a prescindere dalla tecnologia MIDI, questa sicuramente era una chitarra di fascia alta. Ha una parvenza molto solida, accurata, quindi Casio penso che in questo progetto avesse investito parecchio. Non sarà la prima e nemmeno l'ultima volta in cui mi vedrete utilizzare metodi così poco ortodossi per pulire un manico, ma come le altre volte questo è un caso estremo e da malattie infettive, quindi duma. Ivani, questo è l'ampio slot per la batteria, che aveva una manciata d'anni, la fittissima circuiteria MIDI, durissimi i pomelli che si sono calcificati, cazzo. Questo è quello che si presenta sotto, schermatura scrupolosa, anche i pick-up con il cavo in tessuto, insomma, ottima fattura direi. Lo switch a 5 vie lo devo cambiare di sicuro, è diventato molto molle, impreciso, ti sposti al ponte ma rimane attaccato anche l'altro pick-up, cose del genere. Potenziometri devastati, cambio anche quelli, lato analogico quindi, normale amministrazione di una chitarra elettrica che ha preso un fottio di umidità e acciacchi del tempo. Già, guarda quanta merda, che schifo. Come consueto, olio per mobili a nutrire la tastiera, resa secca dallo sgrassatore. Sono solito utilizzare le Erniball, ma per una volta proviamo a cambiare, un po' più sottili, perché il manico mi sembra bello da corsa. Ah, infine reincollare e fissare bene il perno della tracolla in un punto disegnato in maniera molto infelice perché soggetto a strattoni, botte di ogni genere. Andiamo con la colla dell'orso! Lo tappo per bene e poi gli ficco una vite il più lunga possibile. Volevi, anzi lo volevo io che finisse qua il video, tutta pulita, profumata, restaurata, peccato che ho affrontato soltanto la circuitazione analogica, il piatto forte di questa è il MIDI e lì son cazzi. Un circuito fittissimo per me, impossibile da interpretare, magari una minchiatina, magari è qualcosa di irreperibile ormai. Il motivo per cui per questo restauro ho temporeggiato per mesi, un anno e mezzo è passato. Finché un paio di mesi fa, giusto dirlo, è avvenuto un piccolo miracolo. Tocca alla Madonna di Medjugorje. Qualcosa di bello sta per accadere nella tua vita. Inserisci Amen per accettarla. Later that day. Ciao Andy, sono Pupacchiotto. Scrivo qui su Messenger che faccio prima.
Come ti accennavo nei commenti su YouTube, per la Casio dello spoilerone con il MIDI guasto ho sia il manuale utente che il service manual con tutti gli schemi elettrici. Sarebbe un piacere essere di aiuto. Ebbene sì, un gentilissimo follower di lunga data, generosissimo anche durante le live, sempre sul pezzo, si è offerto di buttare un occhio all'elettronica del modulo MIDI, sicuramente con molte più competenze di me. E così mi sono occupato di spedirgliela in Puglia, vedendo se si poteva trovare una quadra. Pupacchiotto per costanza e generosità rimane uno dei più cari supporter di questo canale e anche di quello della band. One week later. Ciao Andy, buone notizie, la chitarra funziona. Questa era la causa del non funzionamento del MIDI, e non è un transistor. Si tratta di un circuito integrato regolatore di tensione 78L05. In pratica, tu gli fornisci in ingresso 9 volte e lui in uscita te ne restituisce 5. Io credo che il vecchio proprietario lo abbia bruciato alimentando la chitarra con un alimentatore esterno, invece che con le batterie. A mio parere è stato utilizzato un alimentatore con lo spinotto polarizzato al contrario, o a voltaggio maggiorato, e quindi il 7805 ha tirato le cuoia, teschio con ossa incrociate. L'ho già ringraziato diffusamente, ma non è mai abbastanza. Grazie mille ancora, Pupacchiotto. Oggi il campione è lui, ma quanti bellissimi esempi che mi avete portato in questi anni di supporto in una following base, la vostra, di cui sono veramente onorato e lusingato. Grazie di cuore. One week later. Arrivato oggi il pacco di rientro di Pupacchiotto, la Casio, ma la cosa che mi sorprende è che sono due colli. Cosa sarà mai successo nel mentre? Vabbè, iniziamo dalla Casio, o almeno la forma sembra quella, con praticissimo manico, supremazia logistica di DHL. Grazie per tutta questa premura nel packaging. Degli allegati di spessore, direi. Il completissimo service manual datato agosto 1987. Molto scrupoloso, cura certosina di altri tempi. Gli schemi elettrici inquietanti che vanno ben oltre le mie competenze e il colpevolissimo convertitore di tensione da 9 a 5 volt. Che bel quadretto, che bel lieto fine. Veniamo al secondo, anche generoso nelle dimensioni. Oh oh! Anzitutto grazie mille per questo piccolo assortimento, wiring, un po' di potenziometri, switch, questi tornano sempre utili, voi non avete idea. Paiotto, cartolina da Monopoli, non il gioco di società, dal barese. Pure le porzioni dedicate alla band, a Gabriel. Letteralmente tarallini e friselle per tutta la band e pure per la scrittrice. Incredibile, mi ha assoggettato. Che splendore, grazie anche per i pezzi aggiuntivi. Domani ci mettiamo lì e riaccendiamo questa Casio che il suo modulo MIDI, tolte le ultime settimane, non cantava penso da almeno una ventina d'anni. Grazie Pupacchiotto per i taralli che mi hai mandato, grazie di esserti ricordato anche della scrittrice. Sappi che li ho condivisi anche con la mia mamma, che essendo pugliese è stata felicissima di risentire per una volta un sapore della sua terra. Grazie ancora. Anche le friselle venute benone, tomatiche, mozzarella, cipolla, tonno, olio d'oliva ovviamente, il peperoncino spray della Lidl, che Pupacchiotto experience. A domani! Phew, signori, ho appena finito di registrare il sample, madonna che smazzata, un po' tra la scelta dei suoni e un po' per il feeling al manico assurdo, ma non solo, vediamo, anzi sentiamo un po' di criticità nel suonare in MIDI in una chitarra.
comunque guarda che bella rimessa a lucido, tutta perfettamente funzionante ora. Ha qualche specifica: il body è in tiglio, il manico è in acero, molto standard quello. Quello switchino che vedete tra volume e tono serve per splittare l'humbucker al ponte. Pannello MIDI, potenziometro del volume del MIDI, poi switch a tre vie per suonare, chitarra analogica, tutte e due o solo MIDI, l'altro centrale, ottava su, ottava giù o l'ottava che stai suonando veramente, il terzo, programmazione, MIDI normale, MIDI con scalini cromatici, come avete sentito quando facevo il bending che veniva scandito, e programmazione, quella non mi sono osato. E sì, un sample per bene ve lo faccio, come migliore tradizione. Per i suoni MIDI utilizzerò un VST emulatore di synth Air Hybrid, che mi hanno dato incluso con un tastierino della Akai, ma ne parliamo poi un'altra volta. Quindi sarà un sample piuttosto eccentrico. Insomma, avete visto, tutt'altro che una passeggiata, mi sono trovato molto impacciato davanti a questo approccio MIDI. Non vorrei giungere a conclusioni affrettate, ma temo che si sia capito un po' il motivo per cui queste chitarre MIDI, l'epopea della Casio in tal senso, non ha fatto fortuna. È abbastanza imprecisa, basta far suonare una virgola, qualche altra corda, mentre si va un po' più spediti o un po' più scialli, e viene fuori un pastone che puoi correggerti dopo, ma usarla live o altre situazioni sarebbe un gran casino. Certo, potrei andare a vedere le regolazioni qua del modulo, ci sono 6 potenziometri regolabili, forse serviva una scalatura delle corde più spessa per avere la nota più decisa e pronunciata come input. A fronte delle poche ore che finora gli ho dedicato, mi astengo da un giudizio definitivo, magari è necessitante di un buon settaggio. La tengo lì per implicazioni future, la rivedremo prima o poi, e nel mentre lascio spazio a intenditori, tuttologi, professoroni, siete tutti ben accetti, ditemi un po' se si può trovare una miglior quadra. Una chitarra curiosa, son ben contento di tenerla nella collezione, dal lato invece analogico si tratta di una Super Strat anni 80, suono un po' freddino ma che esce molto bene nelle distorsioni e nei suoni un po' più high gain. Comunque un capitolo curioso, oltre che raro, della chitarra anni 80, per cui nuovamente un grazie di cuore a Pupacchiotto per avermela sbloccata. E grazie anche a voi per essere arrivati, come al solito, a fine di questo video. Per oggi è tutto. A presto! Cazzo era? Ciao, come stai? Come sta andando? In realtà lo sappiamo entrambi. La tua vita è la mia vita. Yeah!